Laura Castelletti alla cultura, Marco Fenaroli alla casa, Gianluigi Fondra all'ambiente, Federico Manzoni alla mobilità, Roberta Morelli a scuola e giovani, Walter Mucchetti ai lavori pubblici e alla sicurezza, Paolo Panteghini al bilancio, Felice Scalvini ai servizi sociali, Michela Tiboni all'urbanistica. Questi gli assessori e le rispettive cariche, così come presentate questo lunedì presso il coro delle monache di Santa Giulia dal nuovo sindaco di Brescia, Emilio Del Bono. Restano fuori le cariche al commercio e allo sport, che almeno per il momento il sindaco terrà per sé. Umiltà, inclusione, imparzialità e presenza sul territorio, le linee guida che Del Bono ha posto per la sua giunta, cui ha chiesto anche un lavoro di squadra per il bene della città. È un buon mix, di alte professionalità, urbanistica, servizi sociali e bilancio, sono tre grandi professionalità della città, e poi una bella squadra di persone che ci hanno messo la faccia, hanno preso tanti consensi dei bresciani e credo che è una buona coniugazione, insomma. Ci contamineremo e ci aiuteremo reciprocamente. Sport e commercio, due deleghe che lei ha deciso per il momento di tenere per sé, c'è una scelta di priorità in questa decisione? No, c'è una scelta di valutazione, io l'ho chiamato anche sviluppo della città perché c'è dentro anche Expo, cioè ci sono, diciamo, una serie di scelte che riguardano la leva economica. Poi vedremo, adesso intanto alcune le ho trattenute io, ma è possibile che in futuro le riassegnerò. Emozione tra alcuni dei nuovi assessori, la squadra prevede infatti volti nuovi nel panorama amministrativo locale, subito temi fondamentali da affrontare per la nuova squadra a partire dalle bonifiche dell'area Caffaro. La priorità è incontrare i cittadini e dialogare con loro e vedere con loro quali sono le soluzioni più adatte e soprattutto assieme a loro mettere a fuoco i problemi. Sì, io devo ancora insediarmi, tenga conto che la salute pubblica fa capo al sindaco, per cui è il sindaco in prima persona che ne risponde, io sarò onorato di collaborare con lui. Altri temi fondamentali, la copertura di bilancio, mancano infatti all'appello 32 milioni di euro, e quello della mobilità. Noi riteniamo prioritario che si crei, come prevede la legge regionale da ormai 2 anni, l'agenzia a livello provinciale del trasporto pubblico. Questa agenzia, che avrebbe dovuto essere costituita da comune e provincia, ha subito grandi ritardi e questo ha comportato che non si sia potuto nel frattempo predisporre una nuova rete del trasporto pubblico locale. Ma certamente è nostra intenzione, quello sì, fare in modo che la metropolitana come asse di forza della mobilità non rimanga isolata e quindi, laddove ci siano delle infrastrutture esistenti sottoutilizzate, sfruttarle al meglio con interventi infrastrutturali anche di modeste dimensioni economiche. Le scelte che sono state fatte in tema di pedonalizzazione, o meglio di aree a pedonalità privilegiata, sono punti di partenza che noi valorizzeremo evidentemente. Viceversa, sulle zone a traffico limitato andrà impostata una seria revisione, perché così come sono configurate oggi sono davvero un colabrodo.